Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Questo messaggio è rivolto a tutti gli amministratori di gruppi Facebook concernenti il Movimento 5 Stelle. Anch'io sono un amministratore di questi gruppi e come voi il mio desiderio è quello di diffondere in maniera capillare tutto quanto che il Movimento 5 Stelle stia facendo di positivo e di propositivo. Il mio intento, e questo è anche il vostro, è quello di riuscire a raggiungere in maniera capillare tutte quelle persone che nell'ambito Facebook purtroppo non sono raggiunte dall'informazione. Il nostro operato è limitato essenzialmente a quelli che sono i limiti del media che ci ospita, ovvero di Facebook. In Italia è diffuso in maniera molto capillare, tuttavia non raggiunge tutti quanti. Noi dobbiamo innanzitutto renderci conto che noi stessi operiamo all'interno di un contenitore che non ci appartiene. Noi non possiamo avere la pretesa di creare un'informazione ufficiale, un'informazione alternativa, anche constatando quelli che sono i limiti del mezzo che ci ospita. Noi pensiamo di essere noi gli amministratori titolari dei nostri gruppi. In realtà, in qualsiasi momento Facebook potrebbe estrometterci dall'amministrazione di un nostro gruppo, oppure bloccarci l'account, o potrebbe comunque in maniera arbitraria decidere quelle che sono le nostre sorti in questo piccolo mondo virtuale che è Facebook. Io direi a questo punto, chiarito questo aspetto, di concentrarci, scusatemi il mio italiano, io purtroppo in Italia manco da più di 20 anni, per cui, e non solo manco da più di 20 anni, sono sempre vissuto e vivo in posti in cui non ho modo di praticare la mia lingua madre con altra gente e me la sto un po' dimenticando. Mi ricordo un po' mia zia che viveva in Australia quando arrivava in Italia quella volta ogni tanto, che parlava un italiano stento. Ecco, io sono messo molto meglio, in un certo senso l'italiano lo parlo, però faccio molti errori. Scusatemi di questo, tante parole non sono giuste, non sono un grande comunicatore. Quello che voglio trasmettervi sono le idee, non statemi a guardare dal punto di vista della grammatica e dell'ortografia, faccio anche tanti errori anche su internet e purtroppo questo dovete prendermi per quello che sono. Quello che dico io, questa nostra associazione dovrebbe, anziché individuare delle tematiche da trattare circa le problematiche dell'Italia, delle cose da mettere in evidenza, dovrebbe in realtà trattare delle cose prettamente che riguardano l'amministrazione dei gruppi. Dobbiamo creare una specie di task force per combattere le nostre forze avversarie che sono dentro Facebook. In particolar modo sono i troll, in secondo modo la falsa informazione che viene propagata ad arte tramite gente che è molto capace anche nel fare informazione, molto più di quello che riusciamo a fare noi. Ultimamente ho notato che su Facebook sono nate delle task force per combattere, per controbattere tutto quello che sta facendo Beppe Grillo di positivo. Per cui hanno deciso di scendere in campo sul nostro terreno. Sono scesi in campo per andare a controbatterci proprio in casa nostra. Ed è importante riuscire a capire questo perché i cosiddetti troll sono gente pagata. Sono gente, personaggi, perché sono account inventati, che ad arte lo fanno per professione, si adoperano per cercare di ledere tutto quello che è il nostro operato. Noi dobbiamo riuscire a creare un meccanismo per andare a bloccare questi individui. Io so che c'è tantissima gente che questo non lo capisce, per cui questi individui vengono semplicemente eliminati dal gruppo, tolti dal gruppo. Io volutamente non li tolgo e aizzo gli iscritti a segnalargli l'account, perché non è che tu bloccandolo, ovvero togliendolo dal tuo gruppo, quello non scrive più. Quello
scrive esattamente allo stesso ritmo, solo che tu non lo vedi perché non ce l'hai in quello piccolo spazio che tu gestisci. Quello continua a rompere. È importante segnalare sempre l'account di chi compie qualche cosa. Poi dopo, se dare la libertà di parola o toglierla, bannarlo e compagnia bella, è un qualche cosa che spetta all'amministratore. Io preferisco smontare la sua tesi. A volte scrivono in maniera copiosa, scrivono tantissime cazzate, tante non le sto neanche a leggere, però quando vedo, quando un po' di tempo prendo e lo vado, per così dire, a sputtanare nel gruppo, ma non lo cancello. Anzi, la tattica più giusta è non rispondere mai ai suoi messaggi, non bisogna mai rispondere a chi è il troll, a chi ha intenti denigratori. Bisogna invece condividere, fare condividi nello stesso gruppo e la risposta gliela metti te. Così in questo caso tu copi il suo post, però le tue parole rimangono sempre in evidenza per prima. Questa sarebbe la tattica da seguire. Non rispondete mai ai troll. Se proprio volete rispondere ai troll, gli mettete un pupazzetto di un troll con la faccia malefica, così la gente, perché l'utenza non è istruita tanto su queste cose, non è che ci capisce tanto di internet, di troll, di gente che è pagata apposta per fare queste azioni di disturbo. Se voi semplicemente mettiate una immagine senza dire alcuna parola, la gente comunque un input lo prende, vede questo troll malefico ed è più importante di una risposta. È inutile stare lì a rispondere perché fareste solamente il loro gioco. Il troll sa già che è dalla parte del torto, sa già di scrivere minchiate essenzialmente. Quando la spara grossa, quando c'è motivo di controbattere, è importante controbattere. Allora, torniamo al discorso principale, che è anche il motivo che mi ha invogliato a fare questo video. Noi, fra di noi, è inutile che stiamo qua a individuare dei temi da poter portare avanti negli hangout. Sì, questa è una cosa bella, però i temi da portare avanti nei nostri hangout, da poter trattare fra di noi, già ce li abbiamo. Quali possono essere? Andando sul sito di Beppe Grillo possiamo vedere, per esempio, le proposte che hanno avuto più voti nell'ultimo mese oppure nell'ultima settimana. Cioè, ci sono già dei temi di grandissima attualità che sono stati evidenziati da noi come Movimento 5 Stelle. Ecco. Dobbiamo in realtà concentrarsi, fare una specie di, non so se si può capire il paragone, di NATO, una struttura militare, ma una metafora, per combattere un nemico, ovvero questa gente che ha capito la nostra pericolosità sul web e sta cercando di creare ad arte del malcontento tra la gente che in certo senso ha votato e potrebbe votare il Movimento 5 Stelle. Loro puntano essenzialmente a creare un malcontento e da quello che ho capito, com'è possibile, qual è il meccanismo per distruggere, per ledere il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è un qualche cosa di dirompente, perché man mano che l'informazione di regime asservita agli impostori della politica, ovvero TV e giornali, perdono ascoltatori, man mano che internet acquista sempre più importanza perché diventa un media sempre più preponderante, gli impostori della politica in un certo senso si sentono lesi, vanno in declino, e questo è un declino che è incominciato e prima o poi, stando a un ipotetico grafico, la linea di declino degli impostori della politica si intersecherà con la linea rampante di un movimento ispirato alla democrazia diretta, e quindi in un certo senso loro sanno che prima o poi finiranno nella minoranza, finiranno per non aver più il consenso degli italiani. Ed è anche per questo che stanno in tutti i modi in Italia ostacolando l'informazione libera della rete, ovvero internet è un mezzo che in Italia purtroppo viene tenuto artificiosamente arretrato perché è uno strumento che fa paura, perché quando tu puoi andare in internet
e sai informazioni, vieni a sapere delle informazioni di cosa è avvenuto, che ne so, nel Donbass, cosa ha detto Putin e compagnia bella, lo sai direttamente dal videoclip di quello che era lì e te lo posta e te lo fa vedere. Già quell'informazione è pericolosa perché gli impostori che puntano a deformare l'informazione, a renderla differente, finalizzando tutto questo con il plagiare la gente, è chiaro che tu vai a creare un certo pericolo. Tu, diffondendo l'informazione libera sulla rete, tu sei pericoloso. Lo strumento per distruggere il Movimento 5 Stelle è il cavallo di Troia, distruggerlo dall'interno. Loro sono bravissimi a fare informazione e il loro disegno, il loro piano diabolico, la loro macchinazione consiste nel creare dei falsi, dei miti falsi su Casaleggio, sulla democrazia fra di noi, talmente verosimili e talmente in un certo senso anche ben studiati, da poter creare al nostro interno una certa forma di dissenso e per formare dei dissidenti per distruggere il Movimento 5 Stelle. Anche tra di noi amministratori c'è gente plagiata fino a questo punto. Io fortunatamente, non vivendo in Italia, io non posso vedere TV e giornali, io non ce l'ho neanche la televisione perché so già che è un mezzo di propaganda politico. Però probabilmente se avessi anch'io la televisione, arrivassi a casa stanco, mi metterei a sentire le notizie, sarei anch'io mezzo rincoglionito dalla televisione e con la testa piena di cazzate e finirei anch'io per crederci. Chiaramente una persona che attinge, io non attingo dal sito di Grillo, io attingo un po' da tantissime fonti che secondo me sono fonti autorevoli. Per una persona che più o meno utilizza solamente internet sarà sempre dalla parte di Beppe Grillo. Il problema è che tanta gente, ma non per colpa sua, bene o male, ogni tanto ci casca e guarda la televisione. Perché Beppe Grillo non vuole che andiamo in televisione? Perché essenzialmente è uno strumento che è destinato a morire di per sé. I tempi saranno magari un po' più lunghi, però da qui a 10-15 anni diventerà uno strumento come un vecchio ferro da stiro, come una lavatrice arrugginita, un qualche cosa che alla gente non serve più. La televisione fra 10-15 anni, come media o i giornali, saranno esattamente come un telefonino della prima generazione che non aveva neanche il display per leggere il numero che stai componendo. Per cui questo declino è già iniziato. Non serve, sì, capisco che bisogna andare lì dentro per accelerare i tempi, per portare l'informazione in maniera capillare anche alle persone anziane, così, ma queste persone anziane qui non vivranno in eterno. Il vero problema è che probabilmente l'Italia sarà distrutta, resa, avrà perso tutta la propria sovranità, e fra 10-15 anni, quando sarà abbattuta la classe, la cosiddetta casta, ci troveremo veramente nella merda perché sarà passato troppo tempo e la cessione di sovranità verso i satrapi della finanza europea sarà stata un'operazione che non sarà più reversibile, non potremo più, quando noi saremo al governo, cioè noi come, non è detto il Movimento 5 Stelle, parlo, quando al governo ci sarà una forza di democrazia popolare che parta dal basso, questa forza qui oramai non conterà più niente perché non avrà più alcun potere, i poteri saranno oramai delegati alle istituzioni della finanza che ci hanno rovinato in questo modo. Allora, torniamo sui binari. Lo scopo del nostro gruppo deve essere quello di individuare delle problematiche che non trattano nello specifico il problema dell'italiano, il problema, che ne so, il signoraggio, che cos'è la democrazia, che cos'è questo, cos'è quest'altro. Dobbiamo creare un organo di autodifesa per controbattere tutti questi che ci stanno attaccando. Voi non ve ne siete accorti, ma ci stanno attaccando ultimamente. Io ho fatto anche un video denuncia molto preciso, poi se lo trovo lo posto sotto questo video, che proprio spiegava questo, cosa sta avvenendo. Ci hanno fregato dei gruppi, sono entrati gruppi più grossi concernenti il Movimento 5 Stelle, sono già stati presi dai troll. Un altro sistema che hanno per attaccarci
e anche quello hanno pagato una società basata a Santo Domingo e per buttare discredito, per invogliare la gente a dire ma che cazzo di gruppo è io, questo Menesco, vengono di notte e postano dei link con delle cose che sono aberranti, robe tra l'animalesco e la pornografia, delle cose veramente terribili, in modo da impressionare la gente su questi contenuti e dire ma che cazzo di gruppo c'è, dove sono finito, io da qui me ne voglio uscire perché l'amministratore non sta facendo niente. Ma quando lo fanno apposta di notte che tu dormi, io col fuso orario tante volte di notte, poi vabbè io questi qua cerco di stare molto attento, io a volte di notte sono sveglio e dormo di giorno, per cui a me non mi fregano mica. Per cui credo che dobbiamo creare una specie di task force e tra di noi comporre una sorta di lista di nemici che hanno un account, noi possiamo individuare chi siano queste persone, hanno un account fittizio e sistematicamente su segnalazione di ognuno di noi amministratori di gruppo andare a segnalare a Facebook in maniera massiccia, in maniera metodica, determinati account affinché questi chiudono. L'account si può far chiudere semplicemente perché sono account finti, l'account finto viola le regole di Facebook. Può essere chiuso un account perché è creato ad arte per creare del bullismo, una forma di disturbo sistematica e anche una forma di bullismo, è una violenza su internet. Ci sono tante forme di denuncia verso Facebook di chi opera in questo sistema e dobbiamo in maniera sistematica andare a combattere questo gruppo, questo manipolo di persone professioniste di Facebook, perché è gente capace, ha fregato i nostri gruppi, noi siamo molto più degli sprovveduti perché noi siamo più dei bonaccioni, siamo gente, noi operiamo su Facebook non in maniera professionale per ledere qualcuno, ma semplicemente perché ci spinge la voglia di poter fare anche noi dell'informazione. Ecco, io credo che dobbiamo a questo punto creare una carta costitutiva del nostro gruppo, determinare quali siano i nostri obiettivi e poi lavorare su questi obiettivi, fare degli incontri, possiamo fare un incontro al mese con un hangout, non lo so, decidete voi. E una cosa ancora più fondamentale, non date retta a tutto quello che ho detto io in questo video perché dobbiamo decidere da farsi in maniera collettiva, ognuno deve poter dire la sua e poi in concertazione tra di noi, in maniera, ripeto, deve essere una decisione unanime, decidiamo in che direzione andare. Io non credo che stare a discutere di argomenti specifici fra di noi possa portare un qualche beneficio. Sì, è bello perché ci scambiamo le idee, però essenzialmente se io volessi parlare di, che ne so, di signoraggio o di democrazia, non aspetto voi per fare l'hangout, lo faccio con gli utenti del mio gruppo. Metto, apro l'hangout, apro l'appuntamento, metto l'ora, il messaggio arriva a tutti e dopodiché parto e racconto quello che devo dire e faccio intervenire. Ecco, diciamo un po' è quello che volevo dire. Un'altra cosa che ci tengo a dire, anche ricollegandomi al fatto che puntano a distruggerci dall'interno, chi non è pienamente in linea con Beppe Grillo, con le sue decisioni, possono non piacere, possono essere sbagliate, non deve fare parte del nostro gruppo. Perché? Perché dico questo? Perché essenzialmente è un qualche cosa di lesivo, non dobbiamo spezzarci. Dobbiamo essere uniti e essenzialmente nessuno, chiunque tu prendi e analizzi, qualche sbaglio sicuramente l'ha fatto, ma può essere noi che ci sbagliamo a dire che lui sbaglia, può essere che noi non abbiamo tutti gli elementi per determinare quanto stia sbagliando. L'importante è credere a una persona che nella sua vita, già da prima che si mettesse a fare il blog, ha fatto un grandissimo lavoro di catechesi, oserei dire, divulgando tante informazioni che noi altrimenti non potevamo sapere circa le multinazionali, la Nestlé che vendeva latte e polvere in Africa,
l'auto elettrica, cioè sono tantissimi problemi che noi italiani sappiamo più dei tedeschi, degli spagnoli e di compagnia bella. Noi li sappiamo perché abbiamo avuto una persona, Beppe Grillo, che si fece promotore e prese a cuore tutte queste problematiche. Ok ragazzi, ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima.